in collaborazione con Azienda Agricola Il Cascin, promozione e valorizzazione prodotti tipici, vini bianchi DOP, vermentino, pigato, vino rossese DOP, vini bianchi e rossi da tavola, olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda Agricola Il Cascin, telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Francesco, ma a quest'ora dove sei stato? Indovina. Dovunque c'è un Conad, c'è gente così, attenta alla qualità che parla attraverso tutti i colori e i profumi della freschezza. Perché in Conad, sulla qualità, nessuno chiude mai un occhio. Assaggia questa. Conad, persone oltre le cose. Per un buon prodotto ci vuole la giusta etichetta e l'etichetta giusta la trovi da Grafiche Amadeo. Grafiche Amadeo ti mette a disposizione una nuova attrezzatura per la stampa a più colori, la laminazione e la fustellatura in linea. Il tutto in un unico passaggio da bobina a bobina. Un macchinario ad alta tecnologia ed elevatissima velocità in grado di realizzare etichette di assoluta qualità per medie, alte e altissime tirature in tempi rapidi. La tua etichetta ti aspetta da Grafiche Amadeo. E anche quest'anno torna Olio Oliva, la festa dell'olio nuovo a rallegrare la città, soprattutto il centro storico di Oneglia, Calata Cuneo con gli stand istituzionali affacciati sul mare, quindi il mondo della pesca che idealmente si incrocia con quello delle produzioni dell'entroterra, del territorio, delle olive e dell'extravergine in modo particolare. Taglio del nastro ufficiale proprio in Calata Cuneo, ma il mondo dell'extravergine, si sa, in questo periodo è anche un po' sconvolto da questa battaglia sul cambio della cultivar, la taggiasca, che la si vorrebbe modificare da una parte in giuggiolina per cercare di avere una DOP legata alla taggiasca e quindi mantenerla vincolata esclusivamente a questo territorio, dall'altra parte c'è chi è contrario e lo ha manifestato anche durante l'inaugurazione di Olio Oliva in modo assolutamente civile e pacifico, semplicemente indossando delle magliette con la scritta giuggiolina no grazie. Beh, anche questo è luogo comunque di dibattito e quindi ci sta anche questa presa di posizione, ci sta anche il fatto di poter cogliere l'occasione di Olio Oliva per approfondire temi che sono legati appunto a questo territorio e alle sue produzioni. Sentiamo comunque le dichiarazioni delle autorità che sono intervenute in occasione del taglio del nastro di Olio Oliva 2016. Presidente Lupi, ancora una volta Olio Oliva torna a parlare di olio nuovo, ma non solo, diverse le iniziative anche culturali, anche a sfondo turistico, partite già ancora prima del taglio del nastro con un importante workshop, insomma ipotesi concrete di lavoro. Ah, sicuramente, noi stamani abbiamo avuto 6 paesi con i loro buyer che hanno incontrato 32 imprese in un workshop che poi si è concluso al frantoio Giromei, la sede dell'Oroteca regionale Ligure. Abbiamo avuto l'incontro del gruppo Meddiet di altri 6 paesi sulla dieta mediterranea, quindi Olio Oliva non è solo prodotto da degustare, assaggiare e comprare, ma anche occasioni concrete di business per le nostre imprese medio-grandi e messaggi di cultura sulla dieta mediterranea che proseguono i suoi progetti. E non mancano comunque le tante occasioni, le tante bancarelle che allietano e rallegrano il centro onegliese come ormai da tradizione e un'ampia area istituzionale in Calata Cuneo. Ma qui 200 espositori abbiamo in tutta la città di Oneglia e poi 23 comuni della città dell'olio nell'area istituzionale unitamente alla regione e a tutti gli altri soggetti istituzionali di tutta la Liguria. Presidente Luciano Pasquale, le Camere di Commercio Riviera Liguria sono oggi più imperiesi che mai, con Olio Oliva avete riunito anche l'Assemblea, il Consiglio qui ad Imperia, un'attenzione particolare sul territorio, un territorio particolarmente evocato in questo caso per l'agroalimentare. Sì, Olio Oliva è la manifestazione di punta che promuove le tipicità di questo territorio e
Per cui è una manifestazione che la Camera di Commercio sostiene, è impegnata a sostenere, anche in carenza di risorse a seguito della riforma delle Camere di Commercio. Noi continueremo a investire su Olio Oliva, continueremo a lavorare in un'ottica di potenziamento, perché qui vuol dire far conoscere e valorizzare tanta esperienza, tanta conoscenza, direi tanta innovazione, tanta fatica di centinaia e centinaia di imprenditori che prendono i prodotti tipici di questi territori, li trasformano e li infilano dentro a un concetto importante che è quello della dieta mediterranea, che sta avendo un successo verso i consumatori molto importante ed è una filiera da valorizzare. Si apre insomma una finestra che non è soltanto una finestra meramente espositiva, ma una finestra sul mondo reale, anche attraverso i contatti diretti fra aziende e compratori. Beh, una delle iniziative nuove è proprio questo incontro con i buyer. Ci sono 10 compratori internazionali di paesi europei, non solo, che stanno parlando con più di 30 aziende del territorio per concludere affari, e ci sono importanti esperti e conoscitori del mondo oleario che stanno qui a lavorare insieme a noi, e questo è un modo per diventare sempre più conosciuti, è un modo per far valere le nostre competenze e le nostre capacità, e noi dobbiamo puntare ad essere un riferimento nel mondo per l'olio. Noi dobbiamo diventare quelli che ne sanno di più, non potremo mai essere quelli che ne fanno di più, però questo è il futuro, è un futuro che riguarda le persone, che riguarda il lavoro, ma che riguarda soprattutto le prospettive economiche di queste terre. Signor Sindaco, ci siamo, taglio del nastro, vedo che lei porta il ricordo, oltre alla fascia, beh, già tanta gente fin dal primo giorno, direi un evento imperiese di rilievo. Sì, un evento imperiese in collaborazione con la Camera di Commercio della Liguria, con Regione Liguria, Provincia di Imperia, è un evento che parla della nostra terra e quindi è giusto che tutti i rappresentanti delle istituzioni siano qua. Si parla chiaramente di olio, prodotti collaterali, è uno dei componenti del turismo che può offrire la nostra regione, oltre che un prodotto alimentare di alta qualità che deve continuare a contraddistinguere la nostra regione, la nostra provincia e il nostro entroterra. Gli ulivi tra l'altro al centro anche un po' dell'arredo, oggi c'è anche la notizia dell'omaggio da parte dei commercianti di Via Monti, insomma si punta anche un po' a arredare all'insegna dell'olio. Sì, direi che è opportuno farlo perché comunque costituisce un ricordo e un richiamo a quello che poi noi offriamo come territorio. Abbiamo il mare, abbiamo le olive, l'olio e altre cose. Qua oggi parliamo di olio e di olive, quindi è giusto fare così. Assessore Rixi, un appuntamento importante per le aziende, per il territorio, ma qui anche di grande richiamo per la gente, perché comunque l'affluenza è già ai massimi livelli. Ma credo che sia un appuntamento importante per un prodotto di qualità per l'intero paese, non è una questione solo Liguria o provincia d'Imperia. È una delle produzioni tipiche del nostro territorio più importante, che mette insieme dei sedimenti culturali che per la provincia di Imperia, ma anche per direi tutte le province liguri, è fondamentale. Chiaramente oggi Imperia è consacrata come tutti gli anni come capitale dell'olio d'oliva, e questa è una manifestazione che a noi sta assolutamente a cuore, quindi credo che quando si parla di olio non si possa che venire qua in Imperia e ne rendere onore a questo territorio. E allora proseguiamo il nostro viaggio in olio oliva con un servizio che riguarda un po' a livello generico tutto quello che è questo grande contenitore, questa grande vetrina di esposizione di prodotti e territori. Nel primo giorno di Olio Oliva la folla è giunta fin dal mattino, ancora prima del taglio del nastro ufficiale. 200 gli stand che propongono il meglio della produzione locale del vicino Piemonte, con una grande isola pedonale nel cuore della città, con qualche conseguenza per la viabilità e i parcheggi, ma con la possibilità di ospitare una manifestazione in grado di catalizzare diversi aspetti. Non solo produttori e olio appena franto, è una vetrina per i prodotti del territorio, pesce, assaggi e degustazioni, ricette e cooking show, ma anche turismo e cultura. La
16ª edizione di Olio Oliva organizzata dall'azienda speciale Promi Imperia della nuova Camera di Commercio in collaborazione con Città dell'Olio, supporto di Union Camere, Regione, Provincia, Comune e associazioni di categorie, con la parte commerciale curata da Espansione, quest'anno più che mai valorizza gli appuntamenti organizzati da associazioni, categorie, privati, scuole e aziende. La manifestazione si è aperta alle 9 con un workshop che ha messo le aziende del territorio a diretto contatto con compratori provenienti da diversi paesi del mondo. Gli stand istituzionali di Calatacuno hanno invece ospitato già numerosi incontri con laboratori di degustazione e assaggio dell'olio e ancora piatti tipici della cucina ligure e piemontese, grazie alla collaudata collaborazione con la rassegna Peccati di Gola. Il prologo di Olio Oliva è stato nella mattinata, prima ancora del taglio del nastro, il B2B, un termine per definire che cosa? Beh, un incontro, un faccia a faccia, un workshop fra le imprese che operano in questo territorio dei buyers, cioè acquirenti di diversi paesi del mondo venuti ad Imperia Olio Oliva per incontrare le aziende e trovare i prodotti di loro interesse da poter proporre poi nel loro paese d'origine. Un'occasione importante per sviluppare rapporti commerciali verso l'export, ma anche per vendere insieme ai prodotti tipici lo stesso territorio, la stessa fascia dell'entroterra, per far vedere a questi buyers quella che è la realtà dove nascono, dove vengono coltivati e prodotti queste tipicità davvero uniche. Allora andiamo a vedere che cosa è successo in occasione del B2B. Olio Oliva è anche un'importante occasione di incontro fra buyers, compratori provenienti da diversi paesi del mondo e i prodotti del territorio, le aziende che producono la tipicità del Ponente Ligure. Un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Regione attraverso Liguria International, primo un appuntamento istituzionale nella sala multimediale della Camera di Commercio, poi qui al Frantoio Giromela l'incontro concreto, gli assaggi da parte dei buyers dei prodotti, la scelta degli acquisti e un'occasione di export per le aziende imperiesi. Ivan Pittel, presidente di Liguria International, presente a Olio Oliva con questo B2B. Ecco, tradotto, che cosa significa e qual è l'appello verso le aziende di questa iniziativa? Allora, questa manifestazione innanzitutto è una manifestazione molto importante per il territorio e per le aziende del territorio. E a parte la manifestazione in sé, che verrà poi raccontata da chi intervisterete dopo, e sicuramente quello che interessa Liguria International sono i B2B tra le aziende, quindi ci sono questi compratori esteri che incontreranno le aziende liguri e quindi è una promozione dei nostri prodotti all'estero, che è quello che è la mission principale di Liguria International. Quindi stamattina inizieranno e si cercherà logicamente di far conoscere loro la qualità dell'olio ligure, che sappiamo tutti è di qualità eccelsa, e quindi questi incontri servono proprio per aprire le nostre aziende all'estero. Tra l'altro non soltanto qui nella Camera di Commercio, ma anche a Frantoio Giromena, la sede dell'Oleoteca regionale, quindi insomma un apparato che si prepara a ricevere gli ospiti stranieri, a mostrare il meglio di sé. Sì, sicuramente sono arrivati ieri sera a iniziare appunto questo B2B, c'è tutta una scaletta dove le aziende incontrano appunto questi compratori e quindi speriamo di essere utili alle aziende perché possano vendere il nostro prodotto all'estero. Russia, Germania, Austria, Inghilterra, Svezia e anche Estonia, questi paesi dai quali provengono dei compratori. Presidente Lupi, questo vuol dire mettere a contatto le aziende con concrete possibilità di realizzare un business internazionale? Ma direi, sono estremamente soddisfatto, perché nell'ambito di Olio Oliva abbiamo voluto creare un workshop con buyer appena citati dai paesi di provenienza, 32 aziende del territorio. E quindi occasione concreta, come si diceva, per interconnettere domanda ed offerta e rappresentare non solo il territorio ma il business d'impresa. Credo che sia un'occasione importante, una giornata di lavoro intera con degustazioni, ma corsi d'assaggio, ma poi incontri B2B fra le imprese e i possibili compratori dei paesi citati. L'olio extravergine, insomma, bandiera di questo territorio che ha ancora molto da dire al resto del mondo. Ah, sicuramente l'obiettivo di Olio Oliva è di essere bandiera, campione, rappresentanza di una eccellenza territoriale nel mondo,
La cultivar taggiasca oramai è estremamente attrattiva e riconosciuta a livello mondiale, e credo che oggi rappresentiamo in maniera positiva questa nostra eccellenza. Assessore Rixi, un incontro concreto in occasione di questa olio oliva, questa festa dell'olio nuovo che guarda con attenzione però anche giustamente alla necessità delle imprese di cercare anche nuovi mercati. Ah, per noi è fondamentale non solo cercare nuovi mercati, ma consolidare i mercati esistenti e far capire la capacità di produrre olio in Liguria e soprattutto la qualità del nostro olio, che deve essere sempre al top, perché noi non possiamo fare grandi quantità, abbiamo un territorio molto particolare, da noi anche il costo di gestione delle nostre aziende è superiore sicuramente a quello che può avere un'azienda in Spagna piuttosto che in Puglia o da altre parti, però la capacità dei nostri produttori è di creare un olio di qualità, e quindi dobbiamo da una parte andare a conquistare nuovi mercati, ma soprattutto a far sì che il marchio del nostro olio, la capacità dei nostri produttori venga premiata, quindi con la qualità e con un riconoscimento a livello internazionale che il migliore olio sia quello prodotto in Liguria. Ecco, assessore Rixi, un momento importante, opportunità per le imprese, un prodotto come l'extravergine del Ponente che guarda mercati come l'Estonia, è una particolarità, ma c'è anche un po' di fermento sul territorio per come difendere queste particolarità, queste eccellenze. Sì, chiaramente è un momento importante perché la nostra regione si sta affacciando su nuovi mercati e deve avere riconoscimenti a livello internazionale, e non vogliamo farci anche defraudare della capacità delle nostre produzioni e dell'eccellenza, quindi in questo si inquadra la conquista di nuovi mercati, portare qua buyer internazionali che certifichino la qualità dei nostri prodotti, ma anche poi tutelare i nostri prodotti e fare in modo che magari qualche produttore da altre parti non vada a fare oli simili o magari che si chiamano nella stessa maniera dei nostri, per cercare poi di portarci via i mercati che così a fatica i nostri produttori stanno andando a cercare in giro per il mondo. Quindi battaglia per la DOP, per avere taggiasca non cultivar ma DOP? Ma io credo che sia assolutamente importante in questo momento avere delle certificazioni a livello internazionale e soprattutto riuscire a fare in modo che la taggiasca venga legata al territorio ligure e che non possa essere prodotto da altre parti, perché sennò rischiamo effettivamente oggi di lavorare per i nostri competitor e di non lavorare per i nostri operatori. È chiaro che è un salto culturale importante, ma in un momento in cui noi ci mettiamo su un mercato a livello internazionale, vogliamo raggiungere dei livelli di eccellenza assoluti, dobbiamo fare in modo che tutto il nostro settore ci segua, magari con discussioni anche importanti, perché poi chi conosce meglio l'olio sono i produttori di olio e non bisogna sbagliare, però bisogna avere tutti la capacità di guardare a un futuro e dare un futuro alla nostra regione, se no il rischio che nel giro di 4-5 anni ad esempio la taggiasca verrà prodotta in tutto il mondo e non solo in Liguria, e noi saremo solo detentori di una parte di quel mercato che invece oggi per noi è fondamentale presidiare. Sono tante, come dicevamo, le opportunità, le iniziative che vengono ospitate qui a Olio Oliva, ci sono diversi spazi, diversi eventi collaterali e anche le associazioni di categoria impegnate nell'essere a disposizione del pubblico per fornire indicazioni, suggerimenti, ma anche dimostrazioni. E che dimostrazione si può fare a Olio Oliva se non ad esempio l'assaggio dell'olio? Nella prima giornata ci ha pensato la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, con la sua organizzazione di assaggiatori. Igino Gelone, anzi mi viene quasi da dire professore, maestro, perché profondo conoscitore del nostro extravergine, con l'OA, l'Organizzazione Assaggiatori Liguri della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, qui a Olio Oliva per insegnare a degustare l'olio, a capire che cosa abbiamo, in questo caso nel bicchiere, ma domani nel piatto, Igino. Assolutamente sì, cioè è inutile parlare molto di olio, queste prove che stiamo facendo con i giovani, che a me questo fa piacere, perché saranno i consumatori del futuro, perché molte persone l'olio
è un condimento, è un qualcosa che non capiscono se dà un apporto al piatto, se lo arricchisce, se lo impoverisce, se lo distrugge. E la prova principale è questa qua, perché una volta che tu lo provi in bocca l'olio da solo, come va assaggiato l'olio, capisci le diversità degli oli e capisci anche che, come nel vino, io faccio sempre questo confronto, esiste il Tavernello che è un bel succo d'uva e esistono i grandi vini tipo il Barolo, e noi siamo disposti a pagare uno un prezzo e l'altro a quell'altro. L'olio è la stessa cosa, e siccome l'olio ha un costo pro capite che è irrisorio, consumiamo, cioè costa di più l'acqua minerale che non l'olio. Mentre invece poi andiamo... Anche vista la resa, nel senso che consumiamo una bottiglia di vino, magari una cena tra amici, ma non certo una bottiglia d'olio da litro. Ma una bottiglia d'olio in una famiglia normale fa forse più di una settimana, nelle nostre famiglie no, ma nelle famiglie normali sicuramente sì. Ma l'acqua minerale, ce la beviamo una bottiglia di acqua minerale a testa ogni giorno? Costa mediamente 30 centesimi? Bene, questi 30 centesimi, se noi bevessimo l'acqua del rubinetto, che molte volte è più garantita di quella dell'acqua minerale, 30 centesimi di olio di qualità, noi faremmo del bene a noi stessi, alla nostra economia, alla nostra olivicoltura, spendendo le stesse cifre, perché andare a spendere 5 euro per una bottiglia d'olio, ma ce ne rendiamo conto che un vino mediamente buono costa più di 10 euro, tu me l'hai detto, ma con un aperitivo, non con una cena ce la beviamo una bottiglia, e questo non è un costo. Poi andiamo a speculare su l'olio da mettere nella macchina, ce lo metteremo nella macchina un olio da 5 euro? Non ce lo mettiamo, però ce lo mangiamo. Queste sono le cose che bisogna far capire alla gente, che bisogna... Poi ci saranno anche le borse che non se lo possono permettere, ma tante persone che vanno in giro con degli abiti firmati e speculano su queste cose qua, capisci? E questo è il messaggio che voglio far passare. E lo stai facendo passare qui, insieme alla CIA ovviamente, a Olio Oliva, attraverso queste degustazioni, dove proponi olio d'oliva, perché è tutto olio d'oliva, ma un olio d'oliva un po' diverso l'uno dall'altro, voglio dire, nei gusti, nei sapori, quell'aroma di carciofo, quel retrogusto di mandorla, non c'è proprio in tutti. Ma assolutamente no, io oltre che far capire, siccome l'Italia è la seconda produttrice al mondo di olio per quantità, ma non sicuramente per qualità, noi abbiamo dei grandissimi extravergini, però tutti diversi, perché come i vitigni, ogni pianta d'olivo, ogni olivo dà delle caratteristiche all'olio. Noi siamo abituati a parlare di olio ligure, olio calabrese, olio siciliano, olio toscano, stiamo dicendo delle stupidaggini, ma parliamo di vino, non parliamo di Barolo, di Nebbiolo, cioè di Nebbiolo, parliamo di Barbera, andiamo Taurasi, parliamo di vitigni, non parliamo di vino del Piemonte, della Puglia o di un'altra regione. Dobbiamo cominciare a capire anche queste cose qua. E gli oli, siccome sono tutti diversi, hanno degli usi diversi anche nei nostri condimenti, nei nostri piatti. Qua quando faccio la prova organolettica e che faccio il confronto con dei grandi extravergini italiani, capiamo l'utilizzo, perché con il nostro ci puoi fare la maionese, ci puoi fare la stroscia, ci puoi prendere, mangiare, condire il pesce lesto, piatti delicati, con altri oli non lo puoi fare questo. Hanno degli utilizzi diversi, perché su delle zuppe, su delle carni rosse, su qualcosa di speziato, questo è quello che cerco di far capire alla gente. E poi io questo non è per campanilismo, perché credo di assaggiare migliaia di oli, di aver assaggiato migliaia di oli, e un migliaio li assaggio tutti gli anni. Il nostro è incomparabile come olio, il nostro olio per delicatezza è unico al mondo. E allora buon proseguimento, perché prima ragazzi un po' più adulti e adesso ragazzi che devono crescere bene, imparando fin da piccoli qual è l'olio buono. Buon lavoro, Gino. Grazie, questo è l'intento. In occasione di Olio Oliva ci sono tante opportunità per le migliaia di turisti che vengono a visitare gli stand, e un'opportunità è anche quella di fare pochi passi in più, spostarsi dagli stand istituzionali, dagli stand delle bancarelle del centro storico, per raggiungere ad esempio il Museo dell'Olivo della Fratelli Carli, che per
Olio Oliva in modo particolare ha deciso delle aperture straordinarie per mettere a disposizione anche il suo patrimonio legato alla storia dell'oliva e dell'olio. Il Museo dell'Olivo della Fratelli Carli d'Imperia rappresenta un riferimento culturale di notevole importanza a livello europeo, non soltanto per le testimonianze storiche che racchiude, ma anche per la sua specificità. L'olivo, al centro del percorso espositivo, è infatti uno degli elementi più caratteristici dell'ambiente mediterraneo e l'olio d'oliva è uno dei prodotti più antichi e importanti della cultura di questa parte del globo. Inaugurato nel 1992 in quella che fu la sede storica della Fratelli Carli d'Imperia Oneglia, una delle principali aziende olearie della Riviera, il museo raccoglie una collezione archeologica tra le più importanti d'Italia, oltre a documenti, oggetti preziosi e utensili legati all'olivo e ai suoi doni. Diciotto sale presentano, con le tecniche espositive più moderne, la storia dell'olivo e dell'olio e raccontano l'importanza che hanno avuto per ciascuna delle grandi civiltà prosperate lungo le coste del Mediterraneo, sia nella vita quotidiana che in quella religiosa ed artistica. Nel giardino che lo circonda sono presenti alberi di ulivi millenari, una ricca collezione di giare, frantoi e presse provenienti dal bacino del Mediterraneo. Nei mesi della raccolta delle olive da novembre a marzo è possibile vedere il frantoio della Fratelli Carli in funzione. Ogni anno decine di migliaia di visitatori, fra cui molte scolaresche, percorrono le sale del Museo dell'Olivo della Fratelli Carli e usufruiscono dei servizi ad esso collegati, fra cui una biblioteca specializzata e una sala convegni. A disposizione del pubblico anche autoguide multilingue per i più giovani, attività a loro dedicate per imparare divertendosi. Il Museo dell'Olivo è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Nel corso dell'anno sono inoltre previste aperture straordinarie in occasione di eventi e festività. Per oggi ci fermiamo qui, ma Olio Oliva non finisce qui e così non finisce qui la nostra presenza attraverso il nostro studio esterno, la regia mobile e lo studio in banchina a Calata Cuneo, dove ancora nei prossimi giorni ci rivedremo per continuare a parlare di Olio Oliva e di tutto quello che c'è all'interno e intorno. Arrivederci. In collaborazione con Azienda Agricola Il Cascin, promozione e valorizzazione prodotti tipici, vini bianchi DOP, vermentino, pigato, vino rossese DOP, vini bianchi e rossi da tavola, olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda Agricola Il Cascin, telefono 0183 65 26 64 75 30 83.
Francesco, ma a quest'ora dove sei stato? Indovina. Dovunque c'è un Conad, c'è gente così, attenta alla qualità che parla attraverso tutti i colori e i profumi della freschezza. Perché in Conad, sulla qualità, nessuno chiude mai un occhio. Assaggia questa. Conad, persone oltre le cose. Per un buon prodotto ci vuole la giusta etichetta e l'etichetta giusta la trovi da Grafiche Amadeo. Grafiche Amadeo ti mette a disposizione una nuova attrezzatura per la stampa a più colori, la laminazione e la fustellatura in linea. Il tutto in un unico passaggio da bobina a bobina. Un macchinario ad alta tecnologia ed elevatissima velocità in grado di realizzare etichette di assoluta qualità per medie, alte e altissime tirature in tempi rapidi. La tua etichetta ti aspetta da Grafiche Amadeo.